Hi everyone, I'm Hamish Bowden, one of your community developers on Tom Clancy's The Division. Today, you're going to find yourself in New York, where a weaponized virus has been released during the crush of Black Friday sales. But before your journey begins, here are a few tips to help you survive and enjoy this experience. Our game is a cover-based shooter, which means you're an easy target if you stay out in the open. Move from cover to cover by pressing X and protect yourself during combat. Your character can equip up to three weapons, a primary, a secondary, as well as a sidearm. Tap triangle if you want to switch to your handgun, and hold triangle if you want to grab your secondary weapon. Our game is an RPG, and as such, skills will make all the difference in combat. Your character can equip up to two skills, and you can switch them out whenever you feel like changing playstyle. To equip your skills, open the main menu, go into the abilities section, and press X to assign your skills to L1 and R1. If you want to surprise your enemy from long range, using grenades is a great idea. You can grab a grenade by tapping left on the D-pad. Once you've set its trajectory, press the right trigger to throw it and wait for the blast. I'm checking it. If you're running low on health, you can use medkits to get a quick health boost before going back into the fight. To use your medkit, press right on your D-pad. Gotta throw him out! The world map is an augmented reality tool that you can use to explore our open world. You can open it at any time by pressing the touchpad on your controller. Whether it's a main mission, a side mission, or just to explore, you can select your next objective by pressing X to set a waypoint and decide how to get there. This is under siege from whatever criminals have taken over Madison Square Garden. We don't... Okay, Agent, now you know the basics to stay alive, but remember, if you want to gear up with some of the best loot in the game, you'll want to venture into the Dark Zone. Be careful out there, and good luck. Ok ragazzi, benvenuti, sono Naki della redazione di Game Legends. Siamo qui a streamare la versione PlayStation 4 della Closed Beta di Tom Clancy The Division. Ho già avuto il piacere di provarlo ieri su Xbox One e sono rimasto piacevolmente soddisfatto e sorpreso più che altro. Quindi oggi ci andremo a fare queste due orette sulla versione PlayStation 4. Cominceremo dall'inizio e andremo avanti finché la beta ce lo permette. Cominciamo subito a personalizzare il nostro personaggio. Innanzitutto direi uomo. Casuale. Direi di prendere questo qui cattivo così e via. Conferma, attivare l'agente Naki, sì. Ehi, non mollare! Ciao Noble! Resisti! Ho bisogno di te! Ascolta, andrà tutto bene.
Direi che stai decisamente meglio di me. Merda, quell'esplosione ha ucciso il comandante. Abbiamo un lavoro da fare e lo faremo. È solo che... Atterreremo tra un minuto. Dovreste iniziare a vedere la città alla mia destra. Ho scoperto qualcosa di più sulla prima ondata. O sono morti o sono scomparsi. Quindi tocca a noi. Per questo dobbiamo rimanere concentrati, da subito. JTF 68 a torre. Vediamo Hudson. Sì, due agenti della divisione a bordo. L'esplosione era la loro entrata. Ok, autorizzazione atterraggio, JTF 68. Solitamente ci vuole un po' di tempo per fidarsi di qualcuno. Noi di tempo non ne abbiamo. Scommetto su di te, devo farlo. Spero di non sbagliarmi. Benvenuti a Hudson Pier. Non so cosa abbiate intenzione di fare qui. Al di là di questo cancello c'è solo una maledetta zona di guerra. Quindi chi comanda qui? Il capitano Benitez è a capo dell'evacuazione al Madison Square Garden. Abbiamo perso i contatti con la sua squadra. Se non lo sentiamo entro domani, ce ne andiamo. Nessuno si ritira, ci riprendiamo la città. Prenditi quello che ti serve, poi ti raggiungo. Buona fortuna, ne avrai bisogno. Cerca il furiere. Lo troverai subito dopo il cancello. Serve una barella alla fine del ponte. Ok, azione completata. Diciamo che in una prima, un primo colpo d'occhio, la versione PlayStation 4 sembra leggermente migliore. Siamo proprio all'inizio, voglio ancora passarci un po' di tempo. Forse sarà... Forse nella luce risulta migliore. Vediamo un po'. Via, andiamo subito. Non ci sta. Non possiamo abbandonare. Andiamo al campo base. Vuoi andare, ok? Andiamo a vedere tutte queste cose. Inizia a vedere prima che finisca tutto. Questo è il venditore. Ovviamente non abbiamo ancora niente per comprare. Si vede in giro? I migliori affari di tutta la città. Ovviamente non abbiamo niente. Certo che ci rivedremo. Mi sembri stanco. Senti, mi spiace doverti venire, ma abbiamo un sacco da fare. Quindi è vero, è lui, è Tomovich. Mi hanno messo qui alla radio perché ho lasciato. Ma conta su di me. Cazzo, che stanchezza. Non posso nemmeno fingermi un malato. Oh no. Che vada, non poteva succedere. Prendiamoci qualcosa qui. Vediamo un po' qua. Questo è molto interessante. Più che altro lo vedremo dopo. Successivamente, grazie a questa mappa possiamo vederci fare un quadro generale su quello che dobbiamo fare nella zona dove siamo. Tutte, diciamo, le quest secondarie o primarie. Un modo per non perdersi, diciamo, e fare delle cose molto lineari. Premi options. Questa invece è la gestione del menu. Allora, come vediamo, qui c'è le abilità che verranno sbloccate. Io posso già anticiparvelo perché sono andato avanti. Possono essere sbloccate anche potenziando determinate cose che poi troveremo successivamente, come ad esempio la sezione medico. Successivamente potremo ampliare la clinica in un'altra base operativa grazie a quel
Grazie a ciò potremo sbloccare successivamente altre abilità, come ad esempio il pronto soccorso o la stazione di supporto. Noi per il momento, come ho fatto io sulla versione Xbox One, che è molto utile inizialmente, prendo lo scudo balistico. Aggiungo lo scudo. E per il momento non abbiamo nient'altro. In inventario abbiamo poco e niente. E si va. Possiamo cambiare le armi con il tasto triangolo su PlayStation 4. Gestione del mirino. Vediamo anche. Questa è una ripresa in una minima parte. Onestamente, si poteva riprendere un po' di più da Gears of War, anche con la telecamera. Vedete, facciamo così e poi scavalchiamo. Op. Magari la telecamera potesse essere fatta un tantino meglio, però essendo una beta, ci possiamo aspettarci qualcosa di meglio successivamente. Ricordando che il titolo sarà disponibile dall'8 marzo su PlayStation 4, ovviamente, su One e su PC. Allora, cominciamo ad entrarci qui dentro. Perché non facciamo un bel respiro? Ok, si cominciano le fasi di esplorazione. Infonderò un po' Ricordiamo di che siamo a saggezza. Manhattan, eh? Scene di colluttazione Non hai niente da temere con me. e scappano. Bella schiodi. Sì, continuo a ripetere che su molte cose hanno ripreso anche Gears of War, anche la famosa capriola. Chi se lo ricorda sa bene quanto era bello spammare questa capriola per scappare da nemici e anche avversari sia online che nella campagna contro le locuste. Dovrà pure esserci qualcosa di meglio. Ci penso io. Oh! Via, non me lo ricordavo che c'erano questi brutti ceffi. Ci curiamo. Ok, e andiamo avanti. Come vedete, dove è segnata l'abilità, dove c'è quella sorta di scudo, vi ho detto scudo balistico, ci sono dei numeretti. Lì possiamo vedere quanti kit medici abbiamo. Molto facile e soprattutto intuitivo. Attenzione, Che cosa intercettati una abbiamo qui trasmissione subito? JTF. Andiamo, ingaggiamo i nemici. Armi da fuoco! I saccheggiatori ci tengono sotto tiro! Ok. Cambiamo arma. Lanciamento segnale. Analisi completa. Caricamento coordinate. Vediamo. Attenzione, forze nemiche in avvicinamento. Ok. Nemici in arrivo. Arriva la cavalleria, diciamo. Usiamo il cervello e li batteremo. Eccoli qua. Direi di andare avanti, sennò qui non usciamo più. C'è una sorta di rinculo assurdo. Morto. Ah, non l'avevo visto.
bel liscio. Posizione in sicurezza. Presenza nemica eliminata. Via. Tutti morti. Senza di te saremmo tutti morti. Ce l'avremmo fatta senza di te. Prossima volta ci penseranno due volte prima di attaccare una pattuglia della JPM. Beh, diciamo che c'è un abisso tra GTA e The Division. Possiamo magari fare un confronto con GTA Online rispetto a The Division. Comunque, GTA Online è un servizio in più, non è una cosa, una componente fondamentale del gioco. Infatti è stato rilasciato successivamente, se ti ricordi. Comunque sì, ci troviamo di fronte a due estremi. GTA Online comunque è come anche, ne so, un Metal Gear Online. Sono componenti online realizzate per una community specifica, che però a volte centrale non vengono neanche sviluppate con al meglio. Conferita dall'ordine esecutivo e dalla direttiva 51, parte dell'operazione risposta a fase 2. Chiunque tu sia, siamo sotto attacco. Adesso non so che aiuto tu ci va bene, qualunque aiuto tu ci possa dare. Come fai a essere sui miei canali? Siamo con voi. Cercate solo di non sparare a chi cerca di aiutarvi. Passo e chiudo. Attenzione, inoltre ai canali radio locali della JTF. Unità 43. Ok. Attenzione, ingaggiamo. Stanno arrivando agenti della divisione di rinforzo. Era anche ora che ci aiutassero. Mandateli subito. Oh, che botto. Qua dobbiamo giocare un tantino, ma ok, abbiamo un boss lì, attenzione, curiamoci che è meglio se non è morte. Via. Mettiamoci. Volevo provare a fare una cosa, prendiamoci subito che è meglio. Non ho neanche una granata. Ok. Morto. Sarà un piacere. Ah, ci sono ancora i simpaticoni là. Proviamo, uccidiamo un altro. Via. Ah, sono in stato di confusione, attenzione. Centrale, la situazione via. All'esterno è sotto controllo. Vediamo le cose. Il mio rapporto ufficiale. La facciamo un secondo ha giro per prendere le cose. Grazie per il rapporto, squadra Bravo. Occhi aperti e state attenti. Sono felice che ce l'abbiate fatta. Ora ricostruiamo la nostra base. Vai pure a dare un'occhiata. Ho finalmente un mezzo di trasporto, sto arrivando. Facciamolo. Ok. Allora, abbiamo trovato qualcosa. Dunque, andiamo ora a vedere l'inventario e soprattutto a gestire il nostro personaggio. Allora, inventario. Corazza. È decisamente questo. Ci potenziamo. Ok, abbiamo le mod. Queste mod praticamente possono essere aggiunte alle armi che noi già abbiamo, che troveremo successivamente, per poterle potenziare. Quindi ora questo è un mirino laser. Ok, quindi vediamo un po'. Io ho quest'arma. Mod. Ok, mirino laser e abbiamo aggiunto questa cosa. Molto intuitivo, come potete ben vedere. Ok, direi di fare una cosa. Vediamo un po' se ho trovato qualcosa a livello di aspetto. No, attenzione.
Ah, ok, stava qui. Aspetto. No, ho sbagliato. Eccoci qui, personaggio, borse, aspetto. Giacca con tasca semplice. Direi questa. Più cazzo. Ok. C'è anche una buona gestione per personalizzare il vostro personaggio, che poi qui nella beta Sistemi di c'è anche aerazione e ben poco. purificazione attivi. Livelli di contaminazione diminuiti. Ok. Già, è realizzata molto bene la gestione dell'editor delle armi. Agente, dobbiamo avere una base che funzioni e dimostrare ai newyorkesi che la città sta rinascendo. La nostra base operativa ha del potenziale, ma ora come ora non vale niente e non ci sono uomini. Per renderla più efficace ci servono persone valide. Dei dottori. C'è una virologa che gestisce un ospedale da campo al Madison Square Garden, ma l'intera zona è a puttane. Con lei potremo far funzionare le strutture mediche. Senza di lei. Il comandante della JTF Benitez è in missione e non raggiungibile. Riportalo qui. Deve organizzarci un dipartimento della sicurezza e alzerà anche il morale. Dobbiamo anche ripristinare i servizi di base. Ci serve corrente e le informazioni della rete. Qualcuno se ne stava occupando, ma ha avuto dei problemi con il collegamento. Senza di lui, niente corrente. L'ISAC può mapparsi su ognuno dei rami della base, sincronizzando i progressi per darci un'idea di cosa sta succedendo. Più stabile è la base, più la città potrà beneficiarne. Ok. Il Dipartimento della Sicurezza ha bisogno di attenzioni e del Capitano Benitez. La JTF lo ama. Può mobilitare le truppe e darci i dati e la potenza di fuoco per eliminare i nemici nelle strade della città. Esploriamo la base. Serve qualcosina. Il dipartimento medico è allo sbando al momento. Quando avremo la virologa potremo formare uno staff, indagare sulle origini del virus, ottenere altre risorse. Per i civili, ma anche per noi. Venite a vedere prima che finisca tutto! Ho una scelta praticamente infinita. Tanto non è che ultimamente stia vendendo molto. Di sicuro il dipartimento tecnologico ha visto giorni migliori, ma se riesce a riportare Rhodes, penso che lui potrebbe fare qualcosa. È un ex mercenario, se non erro. Sa più cose di quanto sembri. Può rivelarsi molto utile. Ehi, brutte notizie. Non penso di poter uscire, non con la gamba ridotta in questo modo. Farò quello che posso da qui, ma non è la stessa cosa. Tu non ti immagini quanto avrei voluto essere sul campo. È tutta la vita che mi addestro per una situazione simile, ma è peggio di quanto immaginassimo. Hai visto che non ti fanno affezionare a nessuno, per non rovinare tutto quando finalmente ti attivano? Beh, l'ho fatto. E non ha funzionato. Mi sono affezionata. Questa è la mia gente, la mia città. E ce la riprenderemo. Oh. Senti, devi... Sì, ok. Contano su di noi. Non deludiamoli. Oh.
Allora, scorta. Ora non dobbiamo lasciare niente, tanto. Buona fortuna. Stazione fai da te, vendita equipaggiamento, venditore equipaggiamento. Se non ce l'ho, vuol dire che non esiste. E io che speravo di vendere. Troverete scelta più ampia. Dai solo un'occhiata. Ti serve qualcosa? Io ce l'ho. Se metto delle mod. Belle ste cose. Ma. Ok. Allora, fa anche il tabellone quello di prima. So che Benitez vorrebbe liberare Times Square. Accipicchia, quindi sei un agente della divisione, eh? Ottimo. Allora, non soffermarti su tutta la morte e il massacro che ti circonda, o sul fatto che in molti hanno provato a fare la stessa cosa che devi fare tu, ma che hanno fallito e sono morti in modo orribile. Certo, avevano più supporto di te, ma che importa? Il destino è casuale. No, sbaglio. Sono felice che ci sia tu lì sul campo al posto mio, ma ti farò avere tutti i dettagli, ok? Lo stai facendo, gli fai male! Senti, ho fatto 6 anni di medicina. Non me ne frega un cazzo di quello che hai visto in TV mentre ti sparavi le seghe guardando le telenovele nello scantinato. Oh, che finezza. Direi di andare a farci assalta la roccaforte. Non ho visto niente. Via, andiamo a questo, va? Andiamo a vedere com'è. Rifornimento. Buono. Andiamo. Allora, le dimensioni della mappa sono state parzialmente svelate. Parlando di Manhattan, visto che comunque hanno deciso di fare una riproduzione finalmente fedele, basta andarsi a vedere com'è Manhattan e farsi un'idea. Comunque loro vogliono, hanno voluto renderla decisamente fedele a quella città. Dunque, noi sente, credo sia a parte l'abbiamo visto anche ieri su One. Attenzione, quartier generale nemico rilevato. Credo sia decisamente vasta. Spero che non sia bene. Assaltiamo la cosa. Aia. No. Ecco. Ok. Andiamo avanti. Questa mi è piaciuta. Hai superato il limite. Oh oh. Oh oh. Nemico neutralizzato. Truppe JTF informate. Oh, mazza e botta. Ok. Via. Prendiamo tutte le cose. Vediamo un po' che cosa possiamo trovare qua. Uno zainetto. Componente armi. Un altro zainetto.
fondina penitenziaria. Saccheggia tutto, via. Zaino multiuso. Saccheggia tutto. Ok. Andiamo un po' a vedere cosa c'è qua su. Questa sezione di esplorazione le adoro. Cosa c'abbiamo qui? Beh, il colpo d'occhio c'è, eh. Di scendere le scale con calma. Op, sbagliato. Ci siamo curati. Ah, qui c'è un cane. Ciao. Ti sparo, eh. Vabbè, addio. Mi spiace. Mi spiace. Devi abbaiare. Allora. Vediamo un po' cosa ci dice la mappa. Ok. Ma sì, speriamo. Quello l'ho dato anch'io, il fatto che non si possa entrare più tanto in alcuni edifici. Incontro. Salvataggio ostaggi. Andiamo a salvare gli ostaggi. Cosa c'è qui? Aspetta. Mi è apparsa un'icona mai vista. Andiamo a vedere cosa sia. Hai scoperto Garment District. Attenzione, abbandonato l'area beta. Vabbè, qui non ci si può andare. Andiamo lì, va. Attenzione, rilevata presenza ostile. Vedete qualcosa? No, no, no. Ma che volete? Mi facevo i cavoli miei, no? Vabbè, vi devo ammazzare. E muori. Su. Sono in stato confusionale. Aiuto. Via. Cosa c'è qui? Dobbiamo cercare la chiave, giustamente. La chiave è eccola qui. Questa è la chiave. Salviamo gli ostaggi. Questa è una delle tante queste secondarie da poter fare. Ok, siamo a livello 5 già. Buono. Dunque, siamo saliti di livello. Ora. Anzi, prima di fare tutto. Con eroi come tutte queste cose. Direi. Di. Vedrei cosa ci abbiamo qui. Infatti. Maschera riflettente. Saccheggia. Cosa. Ah, tutti questi bei zainetti. Barretta. Scatoletta di cibo. Allora, siamo saliti di livello. Dunque, andiamo a metterci la seconda abilità innanzitutto. E quindi direi la bomba. È molto carina. Bomba adesiva, tieni premuto L1 per mirare e rilascialo per sparare la bomba adesiva. Premi L1 di nuovo per farla detonare e danneggiare tutti i bersagli del suo raggio d'azione.
No, facciamo così. Inventario. Ok. Corazza. Beh, decisamente più forte questa. Corazza. Stavamo un... No, direi di rimanere così, perché niente di che. Corazza, senza neanche pensarci. Questa però ci fa aumentare. Beh, io direi di metterci risamente. Sì, stare così. Ok. Direi che abbiamo fatto tutto. Possiamo andare. Allora, rimettiamoci con la mappa. Cazzo stai facendo? Gli fai male? Senti, ho fatto 6 anni di medicina. Non me ne frega un cazzo di quello che hai visto in TV mentre ti sparavi le seghe guardando le... Delicatissimo. I stanno prendendo il controllo di... E andiamo, andiamo a vedere Square Garden. La GTF e il CERA usavano il posto come ospedale da campo, ma poi è arrivata gente armata. Ora hanno in ostaggio il personale medico. Loro ci servono, specie Jessica Kendall, la virologa a capo dell'operazione. Trovala, mandala alla base ed elimina ciò che rimane. Cosa ci abbiamo lì vicino? Poi cos'è? Rifornimenti. Amen. Andiamo a fare la missione, no? Scansione civile. Vabbè, aspetta, andiamo poi questo. Dai una scatoletta di cibo. Vuol dire molto, molto per me. Zaino protettivo. Andiamo. Dunque, non andate sempre spediti, magari fermatevi pure a sentire cosa ci dicono i passanti in difficoltà. Vedete, abbiamo dato loro una mano e ci hanno dato uno zaino più potente che ci ha aumentato la capienza e anche le abilità, come ho capito. Calmati, non ho problemi. Ci siamo. Dentro ci sono un sacco di nemici, agente. Hanno in ostaggio la dottoressa Kendall e il suo staff. Quel personale ci serve alla base per mettere in funzione il dipartimento medico. Ok. Siamo qui a coprirti le spalle. Poi scorteremo il personale medico quando l'avrai recuperato. L'abbiamo stanato! Ecco. Aia. Non l'avevo visto. Aia. Mi inserisci nel sistema di sicurezza, forse posso trovare la posizione della Kendall. Devo rendere una cosa che c'era prima. Ok. Vediamo un po' che cosa troviamo qui. Magari uno zaino, qualcosa, non so. Niente di tutto ciò.
Ok. Sono dentro. Vediamo cosa trovo. Riesci a vedere le telecamere a circuito chiuso? Sembra che la Kendall e il suo staff stiano curando forzatamente i loro feriti. È per questo che sono ancora vivi. Vediamo un po'. Proiettile esplosivo. Qua magari c'è qualcosa. E infatti c'è qualcosa. Acqua. Ah, attenzione, rifornimento. Vediamo un po' cosa troviamo qui. Tante munizioni per il fucile d'assalto. Tutto molto buono, direi. Ce ne sono un sacco, ma stando al riparo si dovrebbe riuscire a eliminarli senza diventare un bersaglio. Ok, siamo al Madison Square Garden, ragazzi. E cosa è stato? Qualsiasi cosa vediamo, uccide questa. Se vede qualcosa, sparate su. Continuate a cercare. Porca troia, state in guardia. E cosa è stato? Sono sicuro, ho visto qualcosa. Fate fuori il cretino! Sparate per voi! Andiamo da me! Non può fare nulla! Che ci fai qui? Non si sfugge, mi spiace! Puoi dirlo kit fuori. Medico! Non ci vuole così tanto! Adesso ci divertiamo! Ho un bel regalino! Sì, controllo della folla! Granata! Via! Ah! Mi sono incastrato. Ai ai ai. Rilevati altri nemici. Aia. Rilevati altri nemici. Fatelo uscire, lo scoperto. Vediamo se questo ti piace. Boom. Attenzione, rilevati altri nemici. Quelli con la linea viola sono quelli più coriaci, sono gli elite, diciamo. Quindi ci vuole un po' più di tempo per buttarli giù. Via. Kendall è di sopra con il suo staff, nella cucina di Cobis. Tanti kit medici per noi. Allora, andiamo al secondo a fare il rifornimento. Qui c'era, non ricordo. Mi serve tanto. Ok.
Via. Pare che abbiano letteralmente devastato il posto. Aspetta che... A mio padre si sarebbe spezzato il cuore a vederlo così. Un secondo, vedere se magari qui c'è qualcosa da... E infatti eccolo qui. Zaino da recluta. In fondo è meglio che i miei genitori non abbiano fatto in tempo a vedere tutto questo. Poi penso alla gente che fa di tutto per tirare avanti. È per loro che lo stiamo facendo. Forza, gente. Allora. Inventario. Corazza. Vabbè, direi manco ci pensiamo. Mettiamo questo. Procura questo schifo qua. Niente. Facciamo partire l'ascensore. Via, si va. Per arrivare da Cobis dovrei passare da alcune aree contaminate. Prima che venissero uccisi, c'erano molti malati in cura lì. Fai attenzione. Ok. Ok, allora. Tanto stanno tutti là. Facciamo piazza pulita, va. Esci fuori. Aia. Aia, 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 aia. Bel pugno in faccia. Copritemi, ricarico. E dai. Me la sto rischiando tantissimo, eh. Non giocate così. Allora. Ok. Tenete giù la testa e state in silenzio. Attenzione, rilevati i nemici. La granatina. E la granata gli ha fatto tanto male, eh? Ah!
La scorta è sotto attacco dal tetto. Non può muoversi finché non vai lassù a uccidere l'artigliere. Siamo inchiodati. Non c'è modo di uscirne vivi se qualcuno non va lassù a sistemare le mitragliatrici. Tocca a te, agente. Muoversi. Torniamo da dove siamo venuti. Se ce la facciamo, abbiamo una scorta per andarci. Tutto ciò, però non abbiamo kit medici, eh? Non è una cosa tanto bella questa. Ciao Debian. Anzi, ciao Davide. Via, direi di andare. Andiamo a finire questa missione, oh. Ok, ci siamo. Peccato, non abbiamo forse tanti kit medici, ma ci proviamo, va. Su PS è una voce diversa. No, forse sono le cuffie. O c'ho pure un po' di mal di gola. Su tutte e due, dai. Via, come se non ci fosse un domani. Ok. Scorta Alfa, abbiamo un agente sul tetto. La Kendall vi ha raggiunto. Nessuna era di rientro. Ottimo. È appena arrivata con il suo staff. E riuscite a liberarci. E io non c'ho una mazza per curarmi. Ah, attenzione, rifornimento. Ma niente! Bello! Ottimo. Ok. Questo è andato. Ti voglio più motivato. Come non ci fossi. Guarda questo come sbarella in una maniera assurda, guarda. È molto realistica sta cosa. Vabbè, mettiamo questo che è un po' più equilibrato, va. Via. Non ho capito? Sì, sta. È in fase di penso. E vabbè, muori. Attenzione, altri nemici in arrivo. Ok. Andiamo avanti, va. Allora. Lassù c'è l'infamone. Che mi sa un cecchino o qualcosa del genere. E io, visto che non ho niente, fagli male. Niente, nulla. Io ovviamente dovrò vivere senza niente proprio. C'è qualcuno che vuole uccidere. Eccoli. No, non siete così cattivi, dai. Oddio. No? No? Mamma mia, come sono scappato. Via. Che abbiamo trovato qua? Caricatore esteso. Aia. Via. Quindi se mi faccio. A parte che io ho ancora la super. Super, è bella abilità, diciamo. Neanche l'ho mai usata. Altri nemici in arrivo. Altri nemici in arrivo. E usiamola, va. Vai. Ah. Quello è il boss. Aia. Sì, ma fate malissimo. Aia. Ah. Scidevi. Questa faceva male, eh. Boom. Ok, facciamo piazza pulita. Adesso la fare il giro da dietro. È spettacolo. Ok, è rimasto solo lui. Eh sì.
Ci pensi troppo? Ai 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 ai. Mi stai facendo malissimo. Ora muoio. Sì, sto per morire. Ora gliela lancio. Ah. Niente. Però mi faccio vedere, mi fa un male cane. Allora. Dovrà ricarica adesso. Oh! Su, esci fuori, dai. Arrivato, eh? Non ho capito. Sì, no. No, che deficiente. Ho sbagliato. Mai fare sta cosa. Via. I medici sono in salvo. Abbiamo la gamba e tutto il suo staff. Nessun ferito. Da solo non è facile, eh? Questo è solo l'inizio. Sarebbe stato bello. È un gioco che ti... cioè che ti invoglia. Ti obbliga proprio a giocare in team. Perché da solo non puoi giocare da solo. Questo è, lasciando che è una beta, e stiamo a livello niente, tipo livello 4. Quando sei alle missioni quelle proprio... Ad esempio ieri l'ho provato su One insieme a un amico mio. Abbiamo rifatto la stessa missione in due, un'altra cosa. No vabbè, perché uno magari usa i diversivi. No, te la giochi in maniera diversa. Così è molto molto dura. Allora, vediamo un po'. Finiamo di prenderci alcune cose qui. Questo ce lo siamo preso, il kit medico. Ci curiamo. Mi rifornisco. Ok. Ok, vediamo un po' cosa abbiamo trovato qua. 7 nuovi oggetti. Attenzione, allora. Corazza. Vabbè, manco ci penso. Però questo qua mi abbassa tanto le cose, quindi no. Queste cose fanno molto schifo, direi. Livello 6. Dobbiamo aspettare. Impugnatura. Ok, ciao Debian. Impugnatura verticale, marrone coyote. Vediamo un po'. Se lo mettiamo qui ad esempio. Ah ok, mettiamo questa cosa qua, no? Molto figa sta cosa. Non ci serve niente. E via. Andiamo a parlare con questa qui, Jessica Kendall. Via, si scende. Si scende ancora. Via. Poverino questo. Morto male. Kit medico lo prendo subito, che è sempre comodo. E via, usciamo subito. Ti auguro il meglio. Ti auguro il meglio. Parla con Jessica Kendall.
come vorrei andarci io lì fuori. Slayer 93. Ciao ragazzi, ciao Slayer, benvenuto nella live di Real Players. Andiamo a parlare con questa qui. Subito, direi. Ok. Vediamo cosa ci dice. Ma guarda chi c'è. Mi hai salvata dal Garden, grazie. Ero stata in ambienti di lavoro ostili prima, ma cielo. Certo, nemmeno questo posto è il massimo della vita. Attrezzatura vecchia, staff assente, pazienti in fila fuori dalla porta. Non ci siamo proprio. Facciamo del nostro meglio, dottoressa Kendall. Ogni consiglio da parte sua è ben accetto. Lo so, a cavaldonato, eccetera, eccetera. Quello che conta è sconfiggere l'epidemia, ma per farlo devo saperne di più. Ecco il punto di partenza. Ah, ciao Gian Matteo. Piacere, Naki. Ci siamo già presentati altre volte, sia su Halo che in chat. Secondo il CERA, un certo dottor Gordon Amherst ha a che fare con l'epidemia. Cavolo, quello stronzo. Ho visto una sua presentazione alla Columbia, si è sfiorata la rivolta. Se è coinvolto, devo parlargli. Vedete cosa riuscite a trovare, appunti, computer, i suoi amici intimi, è tutto utile. E dobbiamo parlare di campioni vivi e di anticorpi. Diamoci da fare. E lei invece? Io aiuterò. Salverò vite. Ora scusate, devo iniziare. Ok. Risorse 1. Potenziamo, va. Clinica. Ok. Ok, potenziamo questa cosa qui. Davvero perfetto, non so come ringraziarti. Ti regalerò una bottiglia della mia cantina personale. E come ho detto all'inizio della, live, se... potenzi questi dipartimenti, che mi ricordavo prima il termine, dipartimenti, si può sbloccare, possono sbloccare delle abilità personali. Ad esempio abbiamo potenziato il dipartimento clinico della sanità e quindi ora abbiamo l'abilità del pronto soccorso e l'abilità vantaggio. Ok, grazie per aver giocato a Tom Clancy di Division Beta, come c'è ancora molto da fare, bla bla bla, sì. Finalmente una clinica, da qualche parte bisogna iniziare. Abbiamo abbastanza personale per occuparci della gente, è perfetta per noi. Ok. Ehi, volete comprare qualcosa da avere a ogni costo? Nessun problema, ci vediamo in giro. Ok. Dunque, ora andiamo a farci... Questo abbiamo fatto. Trova l'ingresso della zona nera. Andiamo a fare a vederci cos'è questa zona nera, va? Poi, prima di andare a far quello, onestamente. Quest'articolo c'è scritto il tuo nome. Quindi qualcosa ti ha colpito? Compriamo questo. Ci compriamo. Prenditi questo. Prenditi quella dell'equipaggiamento e lui farà altrettanto con te.
faceva decisamente pena. Ok, ora è molto meglio. Ti serve Abilità. qualcosa di speciale? Cura tutti a pezzare. Ah, cura tutti. Bella questa cosa. Questo è un buon modo per supportare. Vantaggi. Non disponibile nella beta. Vabbè. Venditore mod, non mi frega niente. Venditore armi, vai. Guardate bene. Voglio un'arma bella. Che non mi posso permettere ora. Sono all'FK Magari tornerai Store, l'altra volta. Slayer. E momentaneamente, soltanto per questi 2 giorni, stiamo streamando direttamente con Twitch sulla console. Venite che siete Appena tardi. riavviamo Di sicuro. computer e tutto il resto, ossia da domani, ritorneremo a fare sia streaming su YouTube Gaming che su Twitch con overlay e tanto altro. Tante belle cose, come al solito. È stata soltanto una cosa temporanea e subito risolta. Siamo qui all'FK Store di Roma, comunque. Che stai cercando? Sei di ispirazione per tutti noi. Ok. Kit medici e tante una frammentazione. Allora. Porta la GTF incontro. Riparazione Uplink clinica, salvataggio soldato Brian. Vabbè. C'è ancora un po' di roba da fare, direi. Allora, direi innanzitutto di supportare la GTF. Ci viene in difficoltà. Nuovo. Ah, ho sbloccato un capo d'abbigliamento. Figa questa cosa. Inventario. Aspetto. Giacca di pelle vivace. Ma mettiamo la giacca di pelle vivace, vai. Abbiamo trovato. Ma che c'è? Strumenti scoperti. Cos'è sta cosa? Buono. Ancora strumenti. Via, si va. No, il gatto abbiamo tutto anche qui. Solamente che in questi 2 giorni stiamo sistemando alcune cose, quindi è abbastanza risicato il materiale che abbiamo. Ma da domani ritorneremo Attenzione, intercettazione trasmissione al JTF. vecchio modo di streamare con tutte le Stanno cose. sparando! Armi da fuoco! Andiamo ad I aiutare. saccheggiatori ci tengono sotto tiro! JTF! Tracciamento segnale, analisi completa, caricamento coordinate. Addio. Eliminiamo il capo! Senza di te saremmo tutti morti.
La prossima volta ci penseranno due volte prima di attaccare una pattuglia della JTF. Ottima mira. Attenzione, forze nemiche in avvicinamento. Nemici in arrivo. Nemici in arrivo, eh? Porte elettroniche. Apriamo tutto. Cosa abbiamo qui? Cerca. Quando si può entrare, giustamente. Dove saranno mai? Esci fuori, sì. Mi cascio. Vabbè, via, muori. Attenzione, forze nemiche in avvicinamento. Ancora? E quanti siete? Ci può stare Slayer. Posizione in sicurezza. Presenza nemica eliminata. Ok. Prossima volta ci penseranno due volte prima di attaccare una pattuglia della JTF. Via, si va. Ok. Andiamo alla zona, dai. Ti supplico, ti prego. Meno male, no? Dai acqua. Grazie, ti sono grata. Possibile che riesca ad aprirla. Non hai niente da temere con me. Trovo l'ingresso della zona. Perché non ci posso andare? Domanda. Ah, perché ci si deve andare in maniera... da un'altra parte, quindi. Ok, abbiamo sbagliato via. E si va.
Aspetta che c'era qualcosa qua dentro, mi sembra. Vediamo un po'. Non voglio farti perdere tempo. Ecco qua. Cristo. Scusa, allora. Dove sono le parti elettroniche? Si va nella zona nera. Andiamo a vedere cos'è, oh. Ok. Ah, ottimo, sono fatto tutto il giro. Vabbè, eccolo, dritto per dritto. Lanciamo la granata. Ciao. Via. M4 polizia, valore. Abbiamo qui. Buono. Andiamo avanti. Non conto niente perché... Avvicinamento al luogo indicato. Attaccate dalla distanza se possibile. Non mollate, continuate. Vi sparo tre passo. Ci risentiamo a breve. Un colpo sicuro. Rimette tutti, bastardi. Ecco la nostra occasione. Attenzione, forze nemiche in avvicinamento. Ho sbagliato. Adesso inventario. Ah.
là. Attenzione, forze nemiche in avvicinamento. Attenzione, forze nemiche in avvicinamento. Vi sparo 3, siamo in posizione e pronti all'azione. Neutralizzati. Livello 6. Attenzione. Inventario. Attenzione, fail. Non sparare. Cuidado donde puntas esa cosa. Calmati, credevo che stessi con i buoni. Niente. La zona nera è chiusa e non a caso. È lì che l'infezione ha colpito più duramente, al punto che nessuno è riuscito a gestirla, né noi né il battaglione. Ora è una terra di nessuno, piena di persone disposte a rischiare di beccarsi il virus per scappare dalle fazioni che dominano le strade. Quello che succede dietro quelle mura, ben poco di buono. Ti salverà la vita. Pensi di comprare qualcosa, eh? Forza, tra un po' metto le radici. Bene. Rischio biologico, ingresso. Agente, non ti sento più. Ok. Trasmissioni turbate. Solo comunicazioni a corto raggio. Attenzione, corrente interrotta. Backup attivato, sistema riavviato. Attenzione, stai entrando nella zona nera. No, ho sbagliato, non c'è la granata. Ottimo. Abbiamo cominciato bene, eh? Ho lanciato mai la granata.
praticamente si sono messi appostati lì, eh. Bello. È un casino, no? Da solo è un problema. Attenzione, stai entrando in un'area contaminata. Basta così. Sì, basta così.